Buongiorno, come avrete immaginato, io non sono Davide Morosinotto, però sono una delle persone che ha contribuito a realizzare il suo romanzo Temporali. Mi chiamo Sara Saori e sono un'editrice di Camelo Zampa. Assieme a Francesca Segato, la mia socia, abbiamo fondato questa casa editrice che ha avuto il piacere e l'onore di pubblicare questo romanzo. A Davide Morosinotto piace molto incontrare i suoi lettori, ama parlare dei suoi libri, ama rispondere a tutte le domande che un lettore può fare, però non a senso unico, cioè così in video lui non si trova bene. Per questo ha chiesto a me di venirvi a raccontare i dietro le quinte di Temporali. Temporali è un romanzo che ha richiesto molto tempo per essere scritto, per essere ben pensato, congegnato e anche appunto scritto perché Davide l'ha dovuto rifare 3 volte, e perché lui è molto preciso, molto meticoloso, se non è soddisfatto non si accontenta. E ha richiesto molto tempo e il tempo infatti è uno dei protagonisti di questo romanzo, infatti il titolo stesso gioca con la parola tempo. È un romanzo di fantascienza. E più di 3 anni fa Davide ci aveva raccontato di questa storia che aveva in mente e diceva: peccato che a nessuno interessi un romanzo di fantascienza, invece a noi piace moltissimo come genere letterario, tanto più che non è una fantascienza di quella con i robottoni, con gli alieni, ambientato in un mondo lontano, in un altro universo, una realtà diversa dalla nostra. No, è una fantascienza contemporanea. I fatti che vengono raccontati in questo romanzo possono avvenire ogni giorno, appartengono alla nostra realtà e anche il luogo, l'ambientazione non è qualcosa di estraneo a noi, lontano, bensì è ambientato in una città che conosciamo tutti molto bene, Bologna, che è poi anche la città dove abita Davide Morosinotto. E i protagonisti non sono né supereroi, né alieni, né omini verdi, ma sono dei ragazzi normalissimi di pochi anni più grandi di voi. La storia però, vedrete, è, nonostante appunto questo carattere così domestico, è estremamente avvincente e appassionante. Si fa proprio fatica a abbandonare questa lettura. Bene, non mi resta che augurarvi buon divertimento e che sia una piacevolissima lettura. Ciao!